Buonasera a tutti. Nel video precedente abbiamo visto cosa significa usare un sistema di numerazione posizionale. Abbiamo visto che il sistema decimale è posizionale, così come il sistema di numerazione binario, quello ottale e quello esadecimale. Sfrutteremo adesso quindi questo concetto, il concetto quindi di sistema di numerazione posizionale, per imparare a convertire un numero che sia scritto in binario, che sia scritto in ottale, in esadecimale, in decimale. In pratica, impareremo un algoritmo, applicheremo un algoritmo, c'è una sequenza di passi e di istruzioni che ci consentirà quindi di convertire, lo scriviamo, un numero espresso in una qualsiasi base in una qualsiasi base in un numero decimale. Cominciamo con un numero binario, cioè un numero costituito da due sole cifre, 0 e 1, che chiameremo bit. Quindi primo, prendiamo un numero binario, quindi noi vorremmo effettuare la conversione da binario a decimale. Prendiamo un numero molto semplice, 1, 0, 1, 0, in base 2. Vediamo, applicando la regola che abbiamo appena visto, di esprimerlo in formato decimale. Ricordiamoci, ci creiamo la nostra tabellina e andiamo quindi a indicare le posizioni in cui si trovano i singoli bit. Partendo da destra troviamo il bit meno significativo, che è in posizione 0, poi troviamo il secondo bit in posizione 1, il terzo bit in posizione 2 e il quarto bit in posizione 3. Applichiamo quindi la regola che abbiamo visto la volta precedente, andando a moltiplicare ciascuna cifra per la base, che in questo caso è 2, elevata a una potenza pari alla posizione che la cifra occupa all'interno del numero. Dopodiché andiamo a sommare tutti i prodotti che otteniamo. Quindi 0 per 2 alla 0 più 1 per 2 alla prima più 0 per 2 alla seconda più 3, scusate, più 1 per 2 alla terza. Risolviamo, 0 fa 0, 1 per 2 alla prima fa 2, più, questo è 0, 1 per 2 alla terza fa 8, quindi 10, 2 più 8 10, in base 10. Abbiamo convertito quindi un numero da binario a decimale usando questa semplice regola. Vediamo il numero ottale, quindi secondo esempio, prendiamo un numero in base 8, prendiamo ad esempio il numero 7, 1, 0, base ottale, applichiamo la nostra regola, tabellina, posizioni 0, 1, 2 e andiamo avanti, quindi 0 per 8 alla 0 più 1 per 8 alla prima più 7 per 8 alla seconda. Quindi andiamo avanti, 0 fa 0, 1 per 8 fa 8, più 7 per 64, quindi 8 più, risolviamo 7 per 64, 7 per 4 farà 28, quindi 8 con il porto di 2, 7 per 6 fa 42, 2 fa 44,
Quindi 8 più 448 fa 456 in base 10. E abbiamo convertito a questo punto un numero da base 8 a base 10. Ultimo, applichiamo al numero in base esadecimale. Supponiamo di avere 1, 0, che ne so, A, F, base 16. Vogliamo vedere qual è il numero corrispondente in base decimale. Tabellina, 0, 1, 2, 3 sono le posizioni. Quindi abbiamo F per 16 alla 0 più A per 16 alla prima più 0 per 16 alla seconda più 1 per 16 alla terza uguale. Andiamo avanti. F, vi ricordo che corrisponde a 15. 15 per 1 fa 15, più A corrisponde a 10, quindi 10 per 16, più 0, più 1 per 16 alla terza, 16 alla terza, mano alla calcolatrice, fa esattamente 4096. Quindi abbiamo 15 più 160 più 4096 che fa 4271, se non sbaglio. 71 in base 10. Abbiamo ripassato esattamente il concetto di sistema posizionale e lo abbiamo utilizzato per convertire un numero da binario, da ottale o da esadecimale a decimale. Quindi possiamo andare a generalizzare questo processo e scrivere una regola. Quindi, com'è che si fa per convertire un numero espresso in una qualsiasi base in decimale? Allora, si prendono le cifre, supponiamo di avere il numero x, y, z espresso in una qualsiasi base b. Se vogliamo convertirlo in decimale, prendiamo le singole cifre partendo dalla cifra più a destra, z. Le moltiplichiamo per la base elevata alla potenza corrispondente, dicevo, alla posizione della cifra all'interno del numero. Quindi avremo z per b alla 0 più y per b alla prima più x per b alla seconda più eccetera 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 se avessimo altre cifre. Una volta effettuati i prodotti li andiamo a sommare e così facendo otteniamo il numero in base 10. Questa è la regola che bisogna imparare e che poi è sufficiente applicare qualunque sia la base. Per oggi ho concluso, vi ringrazio, al prossimo video.